Chi vuole il bicchiere mezzo pieno e chi guarda il bicchiere mezzo vuoto. Dipende da noi, perché la vita è uno stato mentale. Se noi abbiamo un bicchiere e guardiamo la parte mezza vuota, saremo eternamente infelici. Se guardiamo quella mezza piena, invece saremo contenti, perché nella vita si fanno delle scelte, no? E come si dice, ogni scelta corrisponde una rinuncia. E se io poi passo tutta la mia vita a guardare ciò a cui ho rinunciato, invece che guardare ciò che sono riuscito ad ottenere, e faccio una vita terribile. Perché è faticoso, c'è sempre qualcosa a cui si deve rinunciare per poter avere qualcos'altro, no? E questa è la logica del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Godetevi il bicchiere mezzo pieno, non guardate quello mezzo vuoto. E se per caso volete il bicchiere pieno pieno e non riuscite a riempirlo, il bicchiere siete voi. Fatevi un bicchiere più piccolo, desiderate di meno. Tutti quanti abbiamo delle saccocce nelle quali possiamo mettere delle cose, ma nelle saccocce c'entra un certo numero di cose, le altre non c'entrano. Il problema è che viviamo in un mondo che ci illude che tutto è